Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme un dolce tipico della mia città, Novara. Vediamo quindi che cosa ci serve per preparare il pane di San Gaudenzio. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci servono sono 200 g di farina 00, 120 g di burro, 60 g di zucchero, un tuorlo d'uovo, una bustina di vanillina e un pizzico di sale. Gli ingredienti che ci occorrono per il ripieno invece sono 130 g di farina 00, 85 g circa di uvetta, 130 g di zucchero, 75 g di burro, 4 uova, un cucchiaino di aroma alla vaniglia, un cucchiaino di succo di limone, un pizzico di sale e una manciata di pinoli da mettere in superficie. Mettiamo ad ammollare l'uvetta in acqua tiepida per una mezz'ora. Mescoliamo le polveri e le mettiamo nel nostro mixer. Aggiungiamo lo zucchero, il burro a pezzetti a temperatura ambiente e un tuorlo e mescoliamo il tutto fino a ottenere un panetto compatto. Quando la frolla è pronta la mettiamo in frigo avvolta in una pellicola trasparente per una mezz'ora a riposare. Intanto prepariamo la nostra farcitura. Montiamo con le fruste elettriche o con la planetaria lo zucchero e i tuorli fino a che il composto non sarà bello chiaro e spumoso. A parte montiamo gli albumi a neve ben ferma con un cucchiaino di limone. Aggiungiamo gli albumi all'impasto di tuorli e mescoliamo dal basso verso l'alto cercando di amalgamare gli albumi. Ora come al solito la mia ripresa diventa difficile. Fate sempre questo movimento circolare e cercate di inglobare poco a poco gli albumi al resto dell'impasto. Ora lo faccio e poi vi mostro il risultato. Aggiungiamo, senza smontare l'impasto, le uvette e il burro fuso poco a poco, continuando a mescolare sempre dal basso verso l'alto. Setacciamo poco a poco la farina con un pizzico di sale e o le bacche di vaniglia o una bustina di vanillina e continuiamo a fare lo stesso movimento fino a incorporare tutte le polveri. Ed ecco l'impasto che ci servirà come farcitura. Ora stendiamo la nostra frolla all'interno di uno stampo per plum cake. Io utilizzerò uno stampo di queste dimensioni. Non è particolarmente grande come stampo, ma basta per il nostro impasto. Ora quindi riempio con la frolla quasi fino alla superficie e poi vado a riempire con il nostro impasto all'interno. Foderate fino quasi in cima al vostro stampo per plum cake, abbastanza grossolanamente. Fate dei buchetti con una forchetta per facilitare la cottura e andiamo a versare all'interno del nostro plum cake l'impasto più morbido. In questo modo inforniamo ora a forno già caldo a 190 gradi per circa 45 minuti. Cospargiamo la superficie con una manciata abbondante di pinoli. Spolverizziamo con zucchero a velo e inforniamo a 190 gradi per 45 minuti circa. Ed ecco il nostro pane di San Gaudenzio appena sfornato. Provate a farlo a casa e fatemi sapere se la videoricetta vi è piaciuta. Noi come sempre ci vediamo alla prossima!